Benvenuti su Under Zero. Allora, noi siamo questa popputa segretaria che cerca di trovare il marito archeologo disperso su quest'isola che pullula di licantropi. Eccone uno che si fa i cazzi suoi. Nel gioco non si fa nulla tranne scappare dai licantropi e raccogliere roba. La prima cosa che possiamo raccogliere sono le lettere che bloccano il tempo. È bellissimo. Poi abbiamo delle taniche di benzina. E anche se non si vede una sega, le mine. Il funzionamento delle mine è il seguente. Si piazza la mina e quando il licantropo se la prende con noi, viene bloccato dalla mina e noi possiamo scappare. È geniale, eh? Tra l'altro rimane lì a fare non si sa che. L'HUD è composto da tutte le cose che dobbiamo trovare, quindi taniche di benzina, lettere, mine, chiavi e nostro marito. Il gioco è lento, ci si muove lentissimamente, il sistema di controllo è qualcosa di abominevole. Per fortuna c'è la corsa che dura esattamente 1, 2, 3, 4, 4 secondi. Si può esplorare e si può giocare d'astuzia contro i licantropi, piazzando mine. Aham. Ho appena trovato mio marito morto e guardate in alto, finezza. Tutto sommato non è difficile cavarsela. Cristina, ci siamo rotti il cazzo immediatamente e abbiamo stilato una lista dei problemi del gioco. Problema 1: il numero di mine. Sto cercando di hackerare il gioco. Attraverso un programma vado a leggere gli indirizzi di memoria che sono stati scritti dal gioco. E in una piccola zona avevamo 3 o 4 mine. Che significa questo? Che raccogliendole il nostro valore, appunto l'indicatore delle mine, cambiava velocemente, perché potevamo in qualche modo accorgerci attraverso il cheat engine quale variabile, quale indirizzo stesse cambiando, e in quel modo potevamo cambiare il valore annesso. Adesso vediamo il parametro che è andato a 3, perché ho preso 3 mine. Ce n'è uno solo, quindi abbiamo beccato l'indirizzo di memoria che ci interessa a noi. Lo inseriamo sotto, cambiamo il valore. L'unico valore che è andato a 3 è questo. Quindi una volta che abbiamo trovato questo valore, andiamo a cambiarlo. Mettiamo 999. In game ci sono ancora 3 mine. In realtà il valore appena viene aggiornato, quindi premendo Q lasciamo una mina, come vedete, stack. Adesso ce ne abbiamo giusto 9, cioè 9.999 oppure 9 milioni oppure un milione, quanto ne vogliamo, cioè abbiamo intasato il gioco di mine. Secondo problema, forse il più grave perché è quello che rompe il cazzo, è lento, il gioco è lento. Si può correre, ma si può correre per pochissimo tempo e il cooldown della corsa è lunghissimo. Andiamo a risolverlo. Il problema della velocità per me non è stato nemmeno un problema. Cioè, non per me, per il programma, perché basta mettere una spunta e va a manetta. All'inizio abbiamo provato anche il 500% e non è stata una buona idea. But this coldness feels different. I must find my husband and find out what happened here. Terzo problema: la vita. Sti lupi ti one-shottano. Sarebbe bello essere immortali, però, come ci spiega il buon Redez, è praticamente impossibile sapere quanta vita noi abbiamo. I need to be quiet. Nel momento in cui un licantropo ci viene addosso, noi moriamo. Non sappiamo che parametri siano stati impostati, che valori siano stati dati alla vita, se da 0 a 100, se da 100 poi si può andare anche in negativo, quindi potrebbe andare pure a meno x. Se fosse 1-0 sarebbe un casino, perché purtroppo ce ne sono un sacco di valori che partono da 0 o partono da 1. Se avessimo un numero della vita tipo 123 sarebbe immediato il riconoscimento del valore e poi sarebbe facile andarla a cambiare per noi. E poi problema numero 4, la benzina. Siamo arrivati abbastanza avanti nella campagna, chiamiamola così, a un certo punto c'è un generatore e c'è bisogno di benzina. Noi sappiamo che l'isola è piena di taniche di benzina, ma questo significherebbe tornare indietro e raccoglierle tutte.
Ora, il problema del generatore di questo gioco di merda, dove l'unica prerogativa è raccogliere cose in giro, che siano mine, che sia benzina, che siano lettere, che sia la fregna della mamma dello sviluppatore, questo è il punto. Allora, siamo tornati indietro a trovare quella che serviva a noi per alimentare il generatore, ovvero la benzina. Tranquilli ragazzi, funziona esattamente come per le mine. Secondo te, che cazzo è questo? Quando tu cerchi di fregare un gioco, non è che il processo sia completamente indolore, anzi, generi dei mostri. Abbiamo un piccolo problema tecnico che non avevo considerato, in effetti. Ovvero la quantità di mine che sto piantando in giro è leggermente alta, quindi adesso il gioco comincia a laggare di brutto. Ecco. Ah! Raga, abbiamo vinto! Finito! Finito! È stata una soddisfazione? No. No, assolutamente no. Un gioco fatto in questo modo ti fa soltanto perdere tempo. È frustrante. Noi ci siamo incocciati. Cioè, voi c'è del verbo incocciare. Intestardici. Intestardici. Siamo buttati là. Abbiamo detto ok, finiamolo. Abbiamo spesi 4 euro. Cerchiamo di finirlo. Però un gioco fatto in questo modo è palesemente fatto molto male. Non è divertente. È falloso. Ha una storia orribile. Piena di buchi di trama, sostanzialmente. Con questa tizia che cerca il marito, poi la rivelazione è che questa la dava via in cambio di soldi. Ragazzi, lo faremo ancora perché l'unico modo per divertirsi un po' e ottenere un po' di sana sfida con questi giochi è cercare di fregarli. Ci siamo impegnati, abbiamo perso mezza giornata con un gioco di merda. Fateci sapere se questa nuova rubrica, nuovo format vi piace e noi ve ne porteremo altro. Niente ma boom, action, sui server sono il re del boom, action.